Vicenda pugliese Ciaccio di Catanzaro, stamane hanno confermato e l'amministrazione comunale di Catanzaro e il comitato sorto per salvare il pugliese Ciaccio di Catanzaro, ricostruirlo, ristrutturarlo nello stesso sito. Sì, abbiamo una linea comune, quindi abbiamo fatto una conferenza stampa congiunta. Dirò oggi anche in conferenza stampa che il Comune si appresta a portare una delibera in Consiglio Comunale, che deve essere votata dal Consiglio, con diciamo, non lo spostamento dell'ospedale. Non lo spostamento dell'ospedale, ma sia la ricostruzione. Abbiamo visto che in altre città italiane si è fatta la ricostruzione dove era il vecchio ospedale, quindi noi vorremmo riproporre quella ipotesi. Naturalmente questa delibera, una volta approvata, verrà mandata alla Giunta regionale, all'assessorata alla sanità, al commissario Scura, ma che è già al corrente della posizione comunque del Comune di Catanzaro, anche il Presidente della Regione. Vedremo poi cosa dirà anche il Consiglio regionale. Noi da sempre sosteniamo che il procedimento amministrativo attivato da Scura è un procedimento viziato perché manca una delle parti necessarie, cioè il comune di Catanzaro. Com'è possibile che si sopprima l'ospedale pugliese e lo si voglia trasferire in un'altra località? Quindi un procedimento amministrativo importante, nevralgico, delicato, che involge il diritto alla salute, all'assistenza sanitaria e anche profili urbanistici senza coinvolgere il comune di Catanzaro. Il prefetto oggi ci ha detto che è d'accordo sostanzialmente con la nostra tesi e ci ha annunciato che scriverà a Scura per dire che nell'ambito di questo procedimento amministrativo vi è una omissione importante, molto rilevante, e cioè la mancanza del comune di Catanzaro. E ciò può costituire un vizio del procedimento tale da inficiare anche l'eventuale provvedimento adottando. Oggi credo che, a parte la questione del prefetto, secondo noi molto importante, vi è un altro dato. Il sindaco della città, Sergio Abramo, è d'accordo con la nostra tesi. Ciò rende è un giorno straordinario, secondo noi, per la città, per la comunità e anche ovviamente per il comitato. Rende il comitato più forte. Certamente la battaglia con accanto il comune di Catanzaro è una battaglia meno impari, è una partita certamente riaperta, avendo il sostegno del comune di Catanzaro. Questo ci permetterà di giocare la partita fino in fondo e di impedire che il commissario Scura, così come evidentemente pretende, porti a Roma il cadavere del Pugliese. Il Pugliese non si tocca, perché se muore l'ospedale, muore Catanzaro.